Non si possono fare tutte e due le cose insieme. Ascolta, Papa Francesco che dice, se offendono la mia mamma io gli do un pugno. Che effetto ti fa? Mi ha molto imbarazzato. Imbarazzato. Aspetto il giorno in cui il Papa in aereo dica ma li mortacci tua. E sarà un brutto giorno. Cioè non si parla in vernacolo. E io capisco che lui è un gesuita che vuole riconquistare il mondo, che vuole riavvicinarlo, ma non si può fare tutto. I gesuiti hanno sperimentato nella loro storia che certe cose non si possono fare. Non puoi andare in giro a vergognarti del crocefisso se sei cattolico. Non è possibile perché siccome sei in Cina o sei in India devi nascondere i tuoi simboli di fede, non puoi travestirti, mascherarti da quello che non sei. Lui non è un curato di strada. È il Vescovo di Roma, presiede nella carità la Chiesa Universale, deve avere un linguaggio intermedio che convinca e spinga tutti a riflettere, anche la storia dei conigli, ma è una roba gravissima. Non fate figli come conigli, ma insomma, fatene tre. Ma è una cosa che dice l'ultimo sociologo da strapazzo. Ma è un problema di linguaggio o di contenuti? No, anche di contenuti, perché poi lui naturalmente è il Santo Padre, è il Vescovo di Roma, il Papa. Io adesso mi sono permesso uno sfogo, ma non voglio mancargli di rispetto, però, perché lui poi sui contenuti è anche bravo, lì nelle Filippine ha fatto dei discorsi sulla famiglia, ha fatto dei discorsi impegnativi, interessanti, che sono nel solco, anche innovandola, di una tradizione, però poi si lascia andare pur di comunicare, è un po' un fenomeno appunto della comunicazione. Tu hai delle folle che ti amano, ti sei scelto un nome di grande marketing spirituale, Francesco. La gente ha riconosciuto in questo una nota nuova. Usciamo da un periodo in cui San Giovanni Paolo II era un guerriero politico che doveva distruggere le mura della fortezza del comunismo nell'est Europa. Ratzinger era la reazione contro il mondo secolarizzato che ti concede di fare qualunque cosa tu desideri, quindi era un uomo che insisteva, diceva, la gioia è anche nostra, è di tutti, la gioia è importante ricercarla, ma non attraverso l'attuazione di tutti i desideri come se fossero diritti. Quindi erano gente ostica. Lui fa una scommessa nel senso contrario, ma non deve esagerare, non deve andare troppo in là. E il pugno. Il pugno poi era un po' offensivo, perché dice... Dice è normale, l'ha ripetuto anche con una piccola pausa significativa, dice è normale, ma non puoi dire è normale 5 giorni dopo che due col passamontagna sono entrati nella sede di un giornale satirico e hanno fatto fuori 12 persone perché avevano parlato male della mamma.